prendere gol al 45esimo credo che la dice lunga. Certe volte il calcio è così, a volte l'abbiamo fatto noi e oggi l'abbiamo preso ingiustamente. Credo forse che... l'unica disattenzione difensiva vostra. Sì, l'unica disattenzione, ma una grossa partita, siamo venuti qui col piglio giusto per giocarcela contro una squadra importante, ma abbiamo, credo, fatto veramente una partita importante. Abbiamo chiesto al presidente se è l'anno giusto per Salmini. Ma noi siamo una squadra giovane. Ho detto e lo ripeto, ce la giochiamo contro tutti come avete visto, quindi un gruppo importante che si sta formando, gente di grande serietà professionale, quindi andiamo avanti. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Lucio Michele, anche per il prezioso lavoro da bordo campo. Ultima parola a Mario Facco per il commento alla gara. Sì, rambolesco il pareggio, grossa partita comunque del Pisa che è andato molto vicino a una vittoria, una partita comunque giocata con grande volontà da tutte e due le squadre. Effettivamente è vero, prendere il gol al 45esimo è come una beffa, ma in realtà devo dire che il Benevento prima di subire il gol aveva avuto due chiare occasioni da rete. Grazie a Mario.